Chi sogna ad occhi aperti sa più di chi sogna dormendo, e questa è la filosofia del nuovo brand automotive Noleggi di Lusso. Siamo nella fantastica cornice di Villa Signorini in occasione dell'inaugurazione di questa nuova società che si occupa per l'appunto di noleggio di beni di lusso, il cui amministratore è il dottor Antonio Olivieri. Società fondata sull'imprenditoria giovanile, amplia la sua offerta ad una flotta di auto di lusso, yacht, elicotteri, lussuose auto d'epoca ed accessori tra i più esclusivi. Siamo con Antonio Olivieri, amministratore di Afrodite Service. Noleggi di lusso, elicotteri, auto, anche barche, giusto? Siamo una società giovanile, diciamo forse una delle prime in Italia, se non l'unica, ad effettuare noleggi di lusso a 360 gradi. Abbiamo un comparto barche che va da 4 metri a 84 metri, un reparto auto che vanno dalle sportive, SUV, auto eleganti, ma anche un'altra tipologia di auto che vi svelerò poi alla fine. Siamo in questo meraviglioso elicottero che è di una società partner. In più facciamo noleggi di accessori di lusso per il gentil sesso. Cioè, mi interessa questa cosa, spiegami. Facciamo noleggi di borse, in particolare delle migliori aziende del mondo, a partire da un minimo di una settimana fino ad arrivare al noleggio a lungo termine. Con pochi spiccioli si possono avere tante borse, quindi perché comprarne una quando si possono avere tutte? Quindi mettete a disposizione di tutti dei beni che di solito non sono accessibili. Diciamo che il mio motto è: chi sogna ad occhi aperti sa più di chi sogna dormendo, quindi questo è il motto che accompagnerà Afrodite, accompagnerà me, accompagnerà gli altri soci che, come ti dicevo prima, è un'imprenditoria giovanile, giovani, futuro, quindi ibrido. Magari con le vostre telecamere possiamo spostarci nel comparto ibrido. Spostiamoci. Allora, eccoci qui, parlavamo di ibrido. Siete la prima azienda in Italia a trattare questo tipo di auto? Credo che siamo la prima società di imprenditoria giovanile che trattiamo come noleggio l'ibrido. Credo che l'ibrido ad oggi in Italia e nel mondo possa fare tantissimo, quindi perché non poter noleggiare un'auto ibrida o elettrica altrettanto potente, con prestazioni di una supercar, di una sportiva? Vi ricordo che anche il marchio per eccellenza del mondo, Ferrari, ha presentato in anteprima una Ferrari ibrida, quindi credo che Afrodite sia una delle prime che cercherà di acquistare questo Ferrari ibrido. Anche Porsche con il Cayenne, se non erro. Porsche Cayenne già fa parte del nostro comparto auto, ma non solo Porsche, Range Rover con il Discovery e tante altre aziende stanno in previsione futura. Non ho parole per descriverti l'emozione che ho provato nel guidare l'auto elettrica, forse non l'ho provata con un'auto sportiva di 700 cavalli. È bello guidare un'auto e sapere di non avere alcun impatto sull'ambiente. Guarda, siamo in questa villa che è la nostra sede, Villa Signorini ad Ercolano, stupenda. Abbiamo preferito di mettere le auto in questo meraviglioso giardino, appunto perché impatto veramente, emissioni zero, zero, zero. Lavorerò molto su questo. Se vi volessero contattare, appunto, diamo un po' di recapiti. Se ci volessero contattare, noi siamo afroditeservice.it, noleggidilusso.it, noleggidilusso.com e rentalcarinitaly.com. Quindi qualsiasi cosa sul nostro sito potete contattare, ci sono direttamente i miei recapiti, contattate me, gli altri soci, Villa Signorini anche direttamente, quindi dal sito di www.villasignorini.it potete chiedere informazioni sul noleggio di auto, accessori, elicotteri e barche. Siamo con Maria Elisa Facchini, patrona del concorso di bellezza nazionale Miss Motorissima. Come c'è stato questo incontro? Beh, è stato un incontro molto
divertente perché io ero in fiera a Roma, la fiera fuori serie, che è proprio la fiera più importante per l'Italia delle auto e moto d'epoca, e ho incontrato Antonio Olivieri che mi ha fatto conoscere Afrodite Service, e così da lì è nata la nostra partnership. Miss Motorissima non poteva che abbinarsi a noleggi di auto e moto di lusso, moto d'epoca, e soprattutto la novità che è proprio quella dei motori elettrici, che è molto importante per noi, e Miss Motorissima sta lavorando molto su questo progetto delle auto elettriche. Quindi auto, donne e ecologia, è un trio perfetto. Esatto, è proprio questo il nostro obiettivo del 2012, quindi abbinare le nostre bellissime Miss a queste auto meravigliose, a questi giovani imprenditori che stanno facendo di tutto per emergere in questo periodo molto particolare, lo chiamerei, per l'Italia. E mi dicevi che ci sono anche dei progetti futuri con Afrodite Service. Esatto, la nostra partnership è nata fuori serie ma sta proseguendo con questo bellissimo evento di inaugurazione, e proseguirà con dei prossimi eventi di Miss Motorissima, quindi delle sfilate in partnership con Afrodite, quindi faremo proprio un evento molto importante che sarà la finale regionale per la regione Campania, proprio qui in Villa Signorini, che è una bellissima location per Miss Motorissima, e poi ne vedremo delle belle nei prossimi mesi. Qual è il vostro mezzo di trasporto preferito? L'automobile, assolutamente, una gran Ferrari, direi. Gusti raffinati. Ma io preferisco la moto. Grande, sono d'accordo. Che tipo di moto? Ma mi piacciono le moto da superbike, quindi quelle sportive. Io direttamente in elicottero vado. È diretta? A me anche per me va bene la moto. Che tipo di moto? Moto aggressive. Per me l'auto, poi ho visto l'elicottero e me ne sono innamorata. Non è il mio caso, ma chi si volesse iscrivere a Miss Motorissima? Ah, per iscriversi a Miss Motorissima c'è ancora tempo, quindi affrettatevi, www.missmotorissima.com, info@missmotorissima.it, e in più, insomma, la nostra pagina fan Miss Motorissima, seguiteci e avrete tutte le informazioni per iscrivervi. L'iscrizione è gratuita, come tutto il resto, non ci sono contributi da pagare per le partecipanti, anzi solo ottime prospettive per il futuro e in più divertimento con tutte queste ragazze che diventeranno vostre amiche. Ragazze, fatevi avanti. La società, in continua evoluzione, mira al rinnovamento, con l'obiettivo di essere in grado di offrire l'ultimo modello ad una clientela sempre più esigente e di essere una delle leader indiscusse del mercato dei beni di lusso in Italia e in Europa. Le novità non finiscono qui. Noleggi di lusso punta anche all'organizzazione di eventi nel settore automotive, come ad esempio i corsi di guida, quindi non è solo noleggio ma anche divertimento in pista. La sua gamma non comprende solo auto sportive e premium, ma anche le ecologiche, cioè quelle vetture che utilizzano la tecnologia ibrida, dando così l'occasione ai suoi clienti di conoscere e testare queste vetture a bassi consumi e basse emissioni, senza però rinunciare al benessere del lusso.
Pasquale, macchine, donne, cosa può chiedere di più un uomo? È il connubio ideale, macchina, vicino a una macchina bella c'è sempre una bella donna. Una grande festa. Una grande festa, un bel evento, siamo tutti qui, molto lieti di essere qui, in mezzo agli amici, bella gente, posto splendido, più di questo, cosa si può chiedere? Niente, a parte mettere a disposizione di tutti queste bellissime macchine, elicotteri. Ecco, che le sentiamo. È la nostra, la mia e la nostra passione, che tutti quanti condividiamo. Ma è una passione che ci porta a stare insieme, a passare dei bei momenti insieme, e questo ci basta. A parte questo suono che... Questo ci rende felici. Sì, ma noi quando siamo nelle auto, la radio non la usiamo mai, lo stereo. Questa è musica, non è... Sì, questa è la musica. Col motore posteriore accendi, cammini. Per me questo è il top. E godi. Cioè, non esiste più nulla. Come si dice? Si ferma l'orologio. Siamo con Consiglia Izzo, addetta stampa del Club Ferrari Costa del Vesuvio e nonché supporter di Antonio Oliviero, amministratore delegato di Afrodite. Direi che tu stasera hai fatto un lavoro eccezionale, questo party, questa presentazione è riuscitissima. Dai, ti ringrazio, però è anche tutto merito dell'idea che c'è dietro appunto questa società, il fatto appunto in un periodo un po' di crisi di rilanciare un po' il settore del lusso e di rivederlo anche in termini abbastanza economici, perché queste macchine che abbiamo potuto ammirare nei giardini di Villa Signorini sono tutte molto accessibili, anche gli accessori qui alle nostre spalle. Vediamo qui questa fantastica borsa, ne parlavamo prima, tua per una settimana, come... Se niente fosse. Ti dico la verità, io penso proprio che Antonio me la regalerà una borsa, no, scherzo. Per al il di lavoro che hai fatto stasera te la meriti. No, scherzo, al di là di tutto Antonio ha avuto un'idea geniale, ha creato questa società che vi garantisco non è una cosa prettamente economica, anzi lui ha molto guardato al settore della natura, dell'ecologia, infatti nel suo parco auto ci sono tantissime auto che, ibride, che rispettano comunque la natura, questa è una cosa importantissima, sta presentando dei progetti alle amministrazioni comunali per fare in modo appunto che loro si sensibilizzino a questo tipo di tecnologia e quindi possano anche loro acquistare o comunque noleggiare questo tipo di auto e quindi rispettare un po' di più la natura. E c'è qualche altro evento in programma nel prossimo futuro? Allora, ci sono due eventi in mente, non posso ancora svelarvi nulla, nella data e nella location, ma vi dico che per il secondo evento sempre targato Afrodite balleremo e per il terzo evento saremo forse su uno yacht Afrodite in mezzo al mare. Allora ci vediamo a questi prossimi due eventi. Ma sicuramente vi aspetto. Ciao, grazie.